Eccoci di nuovo insieme in diretta qui dagli studi di GV Television, seconda parte di Martedì Sport. E prima di proseguire con i campionati, io chiamo qui con me di nuovo Salvo dei Vedo Chiaro. L'abbiamo già, un applauso intanto, l'abbiamo già ascoltato martedì scorso, sì. Complimenti ancora. E Salvo che fa parte dei Vedo Chiaro. I Vedo Chiaro. Qua abbiamo due... E stasera Salvo è accompagnato, da due... No, non sono due belle bionde, però... Facciamolo entrare. Ancora un grande applauso. Ecco, lui si fa, sempre noi. Lui si fa accompagnare dalle due signore. Mimmo e Alfonso, il chitarrista. Dunque, ci canti stasera un'altra bellissima canzone? Sì, sarà di Zarrillo, L'elefante e la farfalla. Bellissimo. Ascoltiamolo. La dedico a mia figlia, se mi permette, che ci teneva tanto. Benissimo, allora ascoltiamo questa bellissima canzone da Salvo dei Vedo Chiaro. Grazie. Ancora un applauso. Allora. Thank you.
grandissimo applauso da parte del nostro studio. Grazie, complimenti a voi, grazie Salvo, complimenti grazie ancora, a voi bellissima di aver canzone, questa interpretata davvero molto 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 bene. Complimenti, grazie. Anche accompagnati da due maestri. Alfonso Gentile alla chitarra. Grazie, thank you. Domenico Iavarone alle tastiere. Beh. Perfetto, ha fatto Zarrillo alla voce. Bellissimo. Grazie. Dopo ci vedremo di nuovo alla fine con un'altra bella canzone. Beh, avete visto, amici, che bel parterre che abbiamo qui, quanti ospiti. Dana ora cerca di. Io ho perso un po' il conto, Dana. Cercherà di presentarceli tutti. Allora, cominciamo. Venerosso Vincenzo, calciatore San Nicola. Buonasera. Buonasera. Andrea Veneroso, calciatore San Nicola, buonasera. Buonasera. Daniele Maiese, presidente Novivelia, buonasera. Buonasera. Buonasera presidente. Giovanni Iannuzzi, capitano Novivelia. Buonasera. Nicola Iannuzzi, capitano Novivelia, calciatore Novivelia. E beh, due capitani, era un po' troppo. E poi abbiamo il giovanissimo presidente del San Nicola, Mauro De Cocinis. Buonasera anche a lui. Intanto Massimo... Allora, ci sono già dei messaggi, non è neanche arrivato in studio, già Nello mio è richiestissimo. Un saluto al magnifico Nello mio. Poi ci sta un altro messaggio che dice: peccato per l'ultima puntata, il martedì lo dedicavo sempre a voi e alla conduttrice più bella del Cilento, Cuoricino. Un bacio al Cuoricino. Un po' di pazienza, qualche mese di pazienza, poi comunque saremo di nuovo... qui. Allora, partiamo subito con la seconda categoria. Iniziamo con il girone M, vediamo quello che è successo nell'ultimo turno disputato. Ecco i risultati. Acquara, Pisciotta, 3-2. Acciaroli, Felito, 3-0. Cicerale, Futani, 3-4. Athletic, Ereditas, 4-1. Oliastrum, Laurino, 4-0. Pattano, Novivelia, 1-1. Acquavella, Santa Maria, 6-0. Vediamo la classifica, almeno qui è quella definitiva di questo campionato. Cicerale, 63. Novivelia, 54. Acciaroli, 52. Futani, 51. Oliastrum 44, Pattano 43, Atletico Pisciotta 39, Felito 30, Acquavella 29, Laurino 27, Acquara 26, Athletic 23, Ereditas 20, Polisportiva Santa Maria 10. Il prossimo cartello invece riguarda i verdetti finali di questo campionato. Cicerale, promosso in prima categoria. Novivelia, Acciaroli e Futani ai play-off. Polisportiva Santa Maria, retrocessa. Bene, già da tempo qua la prima posizione era a vantaggio del Cicerale, non c'è stata... praticamente storia, non c'è stato campionato, meritatamente il Cicerale ha vinto, però c'è stata una grande lotta alle spalle di questa squadra, tante formazioni che hanno cercato di raggiungere i play-off, tre ci sono riusciti, l'Oleastrum resta fuori perché ha oltre 10 punti, anzi giusto 10 punti di svantaggio rispetto alla seconda, che è proprio il Novivelia, degli amici che abbiamo qui questa sera, quindi il Novivelia aspetterà la vincente dello scontro tra Acciaroli e Futani. Novivelia che intanto domenica ha pareggiato una partita importante sul campo qui di Vallo contro il Pattano. Comincerei con Massimo. Prima di passare il microfono agli ospiti vorrei dire che Nello mi sta bloccando il telefono. Tutti i messaggi. Ti amo Baiandonella, poi vorrei salutare Nicola Russi che ci segue sempre. Poi c'è un ammiratore di Dana che vuole sapere da te il tuo nome, ormai l'ho detto io, è Dana. Eh beh, lo sappiamo, lo stiamo dicendo, è Dana, è proprio Dana, quindi non è un diminutivo questo. Presidente del Novivelia, Daniele
Maiese. Noi siamo stati domenica con Massimo, abbiamo visto la partita, abbiamo fatto anche le riprese, poi dopo vedremo le immagini. E un campionato, ne abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione, di questo Noiveria, che è partito un po' all'inizio, c'è un po' di rodaggio, diciamo così, poi però sì, diciamo che ha fatto un grande campionato. Sì, il Novi ha questa caratteristica, partire sempre male per poi riprendersi, come si dice, in corso d'opera. E innanzitutto volevo ringraziare i giocatori che mi hanno accompagnato in questa trasmissione. E, vabbè, partendo dalla partita di domenica, abbiamo comunque incontrato il Pattano che... cioè lottava anche è importante perché la vittoria del Pattano, ecco, sì, consentiva a quella di giocare, sì, di rientrare nei play-off proprio contro di noi. Invece col pareggio arrivato nei minuti finali, diciamo, abbiamo conquistato la finale diretta contro l'Acciaroli o il Futani. Novi si sta ricostruendo un po' dopo, insomma, la retrocessione che c'è stata nella prima categoria, si sta ricostruendo. È stato importante subito ripartire con un bel gruppo e ottenere questi risultati. Sì. Non facciamo, cioè non contiamo il Cicerale, che era di un altro campionato. Sì, diciamo il Cicerale è una squadra attrezzatissima, anche se ci siamo tolti lo sfizio di batterla due volte, e questa per noi è stata un grande motivo d'orgoglio. E partire da una retrocessione, ritrovarsi al secondo posto solitario, io la reputo una piccola grande impresa per una squadra fatta di tutti i giocatori del posto, tutti novesi, e questa è una grande cosa per un piccolo paese come Novi. Trovarsi tra le prime squadre in una finale di playoff è una grandissima cosa, io sono orgoglioso di questi ragazzi. Il capitano invece buonasera. È stato il capitano di un bel gruppo, grandi risultati, quindi una stagione da non dimenticare questa per il Sì, infatti, come ha detto già il presidente prima, quest'anno ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, perché quindi siamo retrocessi, ci siamo rialzati subito, abbiamo ripreso a vincere. Con l'inserimento anche di qualcuno. Sì, infatti, stesso ragazzi di Novi che giocavano scorso, in altre squadre. Giocato, sì, in altre squadre, tipo Iaruso, Taddeo, che non sono presenti qua, li saluto. Ci hanno dato una grossa mano quest'anno per far fare bene alla Noiveria. Invece il famoso, come è chiamato? Il famoso Nello Mio, questo ti volevo dire, arrivano messaggi proprio in continuazione. Fate posso parlare dire. Nello Mio, io, fagli una domanda per piacere. Io lo conosco da un po' di anni. È stato ed è ancora l'incubo per tutte le difese su quella fascia, velocissimo, e ancora oggi l'ho visto ancora domenica che corre, insomma, in modo ringraziando a Dio ancora un campionato da protagonista. Però diciamo come si chiama anche, no? Lo dice lui. De Bernardo Nello. Oh, quindi detto Nello Mio, quindi la storia con perché diciamo Nello Mio. Poi la raccontiamo un'altra volta. Però è conosciuto con questo nome, dalle difese delle altre squadre è conosciuto con questo nome. È ancora un grande campionato, sì, questo per te personalmente. Sì, è il minimo, con questi ragazzi si deve dare sempre il meglio. Quindi Novi bisogna riportarlo subito, sì, in prima categoria. Sì. Come hai preparato a questo... secondo te quale delle due, tra Acciaroli e Futani... può essere quella più, direi, abbordabile, diciamo così, sono due belle squadre, però quale delle due può darvi maggiormente fastidio? Sono due belle squadre, tutte e due, è vero. Diciamo un po' di più l'Acciaroli, che è meglio organizzato. Organizzate. Quanti gol hai fatto quest'anno? 7-8. Pochissimi, vediamo. Quest'anno. Ho dato più una mano indietro quest'anno. Quest'anno pochi. Sentiamo anche... Buonasera, salve. La società è stata vicino, è stata determinante. E quest'anno sì, la società... Società ricostituita, se non sbaglio. Sì, una società che è ripartita da zero quest'anno, è stato appunto il punto di forza di questa squadra quest'anno. Grazie a loro siamo al secondo posto, soprattutto per loro. E visto i problemi che ci sono stati l'anno scorso, dovuti anche alla retrocessione, appunto, ci siamo ricombattati tutti quanti e
E stiamo aspettando questa finale di playoff e ci stiamo continuando a riallenare. Penso che sarà a metà giugno, da stasera siamo partiti, penso che una ventina di allenamenti, aspettiamo l'Acciaroli in casa soprattutto, perché il ritorno, siamo andati lì, abbiamo perso 3-2 immeritatamente, li aspettiamo a noi. Forse è l'unica partita persa nel girone di ritorno. Sì, è l'unica partita persa nel girone di ritorno, quindi aspettate un po' con... L'aspettiamo, sì. Il dente avvelenato, sportivamente parlando. Accogliendoli con... Presidente, dicevamo del campionato, questo è stato un campionato insomma lottato, togliamo sempre diciamo il Cicerale, però dal Novivelli a scendere giù fino al Pattano che avete incontrato domenica, l'Atletico Pisciotta. Sì, mai, diciamo, mai come quest'anno le squadre erano tutte agguerrite, cioè squadre veramente molto forti, ogni campo ostico e abbiamo trovato... Veramente abbiamo affrontato grandissime partite, abbiamo incontrato giocatori molto forti, cioè ogni trasferta è stata sempre un incubo per tutte le squadre. Ogni domenica c'era, come si dice, tanti big match, diciamo. Eh sì, con tante squadre di buon livello, è chiaro che poi siano tante belle partite. Belle partite come quella che abbiamo seguito domenica al Morra. Noi abbiamo le immagini, Gennaro le può mettere in onda, le vediamo insieme. Una bella partita, dicevamo, tra Novivelia e Pattano che giocava in casa qui sul campo Morra di Vallo della Lucania, e Pattano che, come dicevamo, era alla ricerca di una vittoria che gli avrebbe consentito di chiudere al quinto posto e quindi di disputare i playoff proprio contro il Novivelia. Novi che parte da parte sua invece era già sicuro del secondo posto. Apre le ostilità proprio il Pattano all'undicesimo con questo calcio di punizione battuto da Bianco, tiro centrale, c'è stata la parata di Ponzo. Poi ha risposto il Novivelia dopo 4 minuti, al 27esimo c'è il Novi ancora pericoloso sul calcio d'angolo, palla sul secondo palo, ci prova Ogliaruso, vedremo, eccolo qua, Ogliaruso sul secondo palo, ci prova la palla che colpisce l'esterno della rete. Al 36esimo si fa vedere invece di nuovo il Pattano su calcio di punizione, battuto da Bianco, la palla in aria, sfiora soltanto di testa Giudice che manca un'ottima occasione, era ben posizionato. Nel recupero del primo tempo, occasione invece per il Novi, su calcio di punizione, battuto da Mastro Giovanni, che colpisce in pieno il palo a portiere battuto. Prima frazione di gioco che si chiude sul punteggio di 0-0, nella ripresa parte meglio il Pattano, che dopo 3 minuti sblocca il risultato. C'è ancora un calcio di punizione da circa 25 metri dalla porta, batte Giovanni Bianco, palla che supera la barriera e si insacca nell'angolo alto alla sinistra di Ponzo. Rivediamo questo bel gol di Bianco, pallone che supera la barriera e Ponzo che non riesce a intervenire. Dunque Pattano che dopo 2 minuti sblocca il punteggio. Dopo 6 minuti Pattano ancora in attacco con questa azione sulla destra, Molinaro entra in aria, mette la palla all'indietro su Guzzo che ci prova di sinistro, Ponzo riesce a respingere. 11esimo sulla fascia sinistra del Pattano con D'Angelo che effettua il traversone, grandissimo tiro a volo da parte di Bianco e grande risposta da parte di Ponzo che respinge, ecco il tiro, la respinta del portiere. Questo è un buon momento del Pattano che va ancora vicino al gol con un colpo di testa di Giudice che sotto porta colpisce in pieno la traversa. Al 30esimo il Novivelia però resta in 10, c'è un contrasto a centrocampo tra Mastro Giovanni e Giudice, l'arbitro fischia un calcio di punizione, si avvicina Ogliaruso che evidentemente dice qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara che estrae il cartellino giallo, Ogliaruso era già stato ammonito in precedenza e quindi per lui scatta il cartellino rosso. Questo è un episodio che paradossalmente carica di più il Novivelia che al 32esimo va vicinissimo al gol del pareggio con un grandissimo tiro dalla distanza di De Bernardo che colpisce in pieno la traversa. Dalla parte opposta il Pattano che sfiora il raddoppio con Ferrazzano che mira l'incrocio dei pali, ma trova la grande risposta di Ponzo che va praticamente a togliere la palla dall'incrocio dei pali. Bella parata questa. Ma al 38esimo arriva il gol del pareggio per il Novivelia. Scambio in area tra De Bernardo e Maiese. Si inserisce poi Mastro Giovanni che con la punta del piede anticipa Sottolano e
anticipa sotto, la difesa insomma, del Pattano e realizza il gol dell'1-1. In questa azione abbiamo avuto anche un po' di preoccupazione, vedete i giocatori che chiamano la panchina perché è rimasto infortunato proprio Mastro Giovanni, che è stato anche bravo, coraggioso ad inserirsi in questo contrasto, riesce a mettere la palla in gol, resta per qualche attimo a terra, poi però il giocatore numero 10 del Novivedia riprende il suo posto in campo. Dunque la partita termina qui, Novivedia che dunque raggiunge i playoff, chiude al secondo posto, Pattano invece che non entra perché chiude con 10 punti di distacco rispetto proprio al Novivedia. Complimenti a tutte e due le squadre, è stata una bella partita, Massimo, noi l'abbiamo seguita, l'abbiamo vista, e anche molte altre occasioni oltre a quelle che abbiamo visto. Vabbè, è stata una bella partita, secondo me comunque Pattano meritava qualcosa di più, perché comunque il portiere sul gol l'ho visto un po' indeciso, però comunque poi ha fatto due interventi miracolosi, uno su Bianco e l'altro sulla punizione, però c'è da dire che il Pattano aveva motivazioni superiori al no, perché il Novi ormai era già sicuro del secondo posto, quindi scese in campo pure con un assente tipo Taddeo, non dimentico qualcun altro. Comunque che dire, il Novi, io sono stato sempre tifoso loro, ho sempre detto che per me potevano fare di più, solo che davanti a loro c'è stato un Cicerate che era di categoria superiore, quindi complimenti a loro. Capitano, e dobbiamo invitarli spesso perché il telefono si è bloccato. Saluti dal merito Barcorso, soprattutto. Saluti dal Barcorso, saluti a Pietra e a Belli Capelli. Nello mio, per te non leggo più i messaggi tuoi perché sono una cosa incredibile. Capitano, l'episodio dell'espulsione di Ogliaruso dia un po' più caricato rispetto a. Sì, infatti da lì ci siamo dati una scossa e appunto siamo riusciti a pareggiare la partita, anche se già nel primo tempo abbiamo avuto varie occasioni, pure col pallo su punizione sempre di Mastro Giovanni. Siamo arrivati lì, avevamo due risultati su uno, potevamo sia vincere che pareggiare, e così è stato, per fortuna così andiamo direttamente in finale dei playoff. Non stiamo aspettando di rincontrare... Di conoscere una di queste due squadre. Ciarciaroli e Fudani. Chi sentiamo De Bernardo. È stato... In molte occasioni c'è stata, come sempre, la tua... È stata una partita difficile contro... Il Pattano voleva vincere. Il Pattano sì, voleva vincere, certo. E siamo stati bravi noi a rimanere concentrati fino all'ultimo e trovare il pareggio. Tante occasioni fallite da una parte e dall'altra. Potevo finire, sì, anche in goleata. Francesco invece è fratello di... Fratello buono. Il fratello buono, però gioca con il Cardile. Gioca nel Cardile. Hai seguito un po' le vicende del Novivedia? Sì, sabato parecchio sono andato a vedere la partita. Là. Come ti è passa la squadra? Ho una squadra combatta. Che però ha trovato questo Cicerone che era superiore, sennò avrebbe vinto tranquillamente il campionato. Ha meritato il secondo posto? Sì, ha meritato, strameritato proprio. Sentiamo il presidente. Presidente, allora, qui insomma si aspetta questa partita dei playoff. Sì, attendiamo con ansia questa sfida. Però c'è grande voglia di fare una prima categoria oppure no? C'è la certo, in programmazione sì. Di far risalire sì, il Novi sì, in prima? Sì. Sicuramente noi saremo pronti ad affrontare di nuovo la prima. L'anno scorso purtroppo ci è andata male e ci riproviamo anche l'anno prossimo se ci riusciremo a vincere. E quindi aspettiamo il Novivedia a questa partita, in bocca al lupo naturalmente a loro. E vinca sempre il migliore, vinca sempre lo sport come lo è stato domenica al Morra, una partita correttissima, c'era un bel pubblico, abbiamo detto anche insomma una battuta che forse era un pubblico più gente di quando gioca la gente, insomma, questa era la battuta. Io non ci sono mai, tu me l'hai detto. No, ma scherzo a parte, in queste categorie ci sta tanta gente perché comunque il divertimento è quando vai a vedere un amico, un fratello, e quindi è sempre piacevole. È stata una bella partita. Allora, lasciamo questo girone, noi passiamo all'altro di seconda categoria, il girone N, vediamo i risultati anche qui dell'ultimo turno disputato.
Monte San Giacomo, Casselle 0-0. Licusat, Magorno 0-3. Pro Atena, San Giovannese 3-0. San Vito Sapri, Roffrano 2-1. Buon Abitacolo, Sant'Arsenio 1-2. Padula, Vibovilla 5-0. Riposa, Sala Consilina. E questa è la classifica finale del campionato di seconda categoria, girone N. Padula 62, San Vito Sapri 59, Roffrano 56, Sala Consilina 48, Buon Abitacolo 44, Pro Atena 34, Sant'Arsenio 32, Monte San Giacomo 31, Vibovilla 26, San Giovannese 25, Casselle 16, Magorno 8, Licusati 4. Il prossimo cartello riguarda anche qui i verdetti finali di questo campionato. Certosa Padula, promosso in prima categoria. San Vito Sapri, Roffrano e Sala Consilina ai playoff. Licusati, retrocesso. Bene, qui invece ha vinto il Padula che ha chiuso al primo posto, domenica ha giocato in casa l'ultima partita, grande festa. Al secondo posto invece è arrivata la nuova San Vito Sapri, anche qui è stata ricreata una squadra, è stata ricreata una società, Sapri, un centro importantissimo, dove appunto si vuole ripartire di nuovo con il calcio, riportare Sapri nel calcio che conta. San Vito Sapri che giocherà dunque la finale dei playoff, un po' come è capitato con la squadra del Novivelia, attenderà la vincente anche qui tra Roffrano e Sala Consilina. San Vito Sapri che ha vinto in casa domenica proprio contro il Roffrano per 2-1, anche qui una partita combattuta che alla fine il Sapri ha fatto sua. In questo campionato diciamo subito che c'è stato anche qui, parliamo dei ricorsi ce ne sono in tutti i campionati, ne abbiamo anche altri che stanno per arrivare, altri verdetti che stanno sul prossimo comunicato ufficiale, che forse cambieranno ancora qualche campionato. Anche qui c'è stata una partita vinta proprio dal San Vito Sapri a tavolino per 3-0, quella giocata a San Giovanni a Piro, pareggiata sul campo per 1-1, ma poi vinta dal Sapri a tavolino per 3-0. E dicevamo però del Padula che ritorna dopo molti anni in prima categoria, vince il campionato a quota 62 punti, grande festa, c'è stata domenica a Padula che ha vinto 5-0 contro il Vibovilla. Noi abbiamo le immagini che Gennaro può mettere in onda, vediamo anche dunque i gol del Certosa Padula che dunque festeggia la vittoria del campionato davanti al proprio pubblico contro il Vibovilla. La prima rete arriva al 37esimo del primo tempo, segna Rotunno che dopo un doppio scambio sulla sinistra conclude con un bel tiro con il piede mancino e insacca la palla tra palo e portiere, tiro sul primo palo di Rotunno e forte teso, l'1-0 questo per il Padula. Passano solo due minuti, c'è il gol del raddoppio, questa volta l'azione si sviluppa sulla destra, Polito entra in area e realizza ancora con un tiro preciso sul primo palo alla destra del portiere, rivediamo il piazzato di Polito nel primo tempo, 39esimo minuto, 2-0 per il Padula. Prima del riposo ecco che arriva il 3-0, Padula che mette al sicuro il risultato, Ferrara fa tutto da solo, buca centralmente la difesa del Vibovilla, finta prima il tiro, poi fa sedere il portiere e lo batte mettendo la palla sulla destra dell'estremo difensore ospite, azione molto bella questa di Ferrara, difesa del Vibovilla però che si fa, vedete, bucare centralmente. Nella ripresa subito il 4-0 del Padula con un calcio di rigore trasformato da Astorino,
palla da una parte e portiere dall'altra, ed è il 4-0. Proprio al 90esimo poi il Padula mette a segno il quinto gol con Moscarella che riceve palla sulla sinistra, piattone mancino e palla in rete, 5-0 finale. Anche in questo caso il portiere ospite prova a respingere, tutto è inutile perché la palla entra in rete. Al fischio finale esplode naturalmente la grande festa a Padula che dopo tanti anni di assenza ritorna in prima categoria. Complimenti naturalmente, quando si vince vanno a tutti, alla società, ai calciatori, al pubblico. Complimento particolare a mister Antonio Paolini che è stato il vero artefice di questa vittoria del Certosa di Padula. Vedete ancora i festeggiamenti, è proprio mister Paolini che ora viene, vedete, festeggiato dai propri giocatori e naturalmente, come tutte le vittorie che si rispettino, la squadra alla fine, Massimo, è salita sul pullman per fare il giro. Bellissima questa immagine, vedete, per fare il giro di Padula. Complimenti, io ringrazio per queste immagini Gianfranco Cataldo, bellissime, grazie Gianfranco per averci mandato queste bellissime immagini della festa del Padula che ritorna dunque in prima categoria. Veramente bellissime immagini, divertenti, e anche a Novi si devono organizzare per fare questa festa. Vedremo anche lì. Che dire, comunque Padula merita cambiate di prima categoria perché la squadra ha fatto sempre cambiate di prima e promozione, quindi era giusto pure che tornava in questi cambiati. Io faccio comunque i complimenti al Rofrano di Giovanni Pompei che fino questo, alla proprio fine, questo che stavo chiedendo, il Rofrano ha fatto 3-4 giornate fa avevamo parlato proprio di questo, che ci stavano gli scontri detti e comunque il Rofrano le ha avute tutte e due fuori e partiva sfavorito, ha perso 2-0, poi nei minuti finali è riuscito ad accorciare le distanze a Sarri, però l'ultima a Padula, ultima con il Salvito, si sapeva che erano due campi difficili. Io onestamente pensavo che Rofrano non poteva vincere il campionato perché aveva due partite difficili, però come primo anno di Giovanni Banchina tutti di Rofrano comunque hanno fatto un grande campionato. Come un campionato diciamo abbastanza positivo, se vogliamo, l'ha fatto il Sala Consilina, retrocedeva come parlavamo prima del 9, ecco, anche il Sala Consilina retrocedeva, però lì a un certo punto la squadra era in buona posizione, poi ci sono stati Sala è un discorso a parte, Sala è un'altra piazza che secondo me deve fare campionati superiori. Si era partito bene, poi è successo, non so se alla prima o alla seconda partita già problemi nella partita con il Padula, che è successo qualcosa, quindi mi è triste vederlo in questa categoria, una cittadina come Sala Consilina. Cittadina come Sala Consilina che effettivamente dovrebbe ambire a... Comunque, prima che mi dimentico, ci sono altri saluti da fare per Flavio Palumbo, Nicola Russo e Carmelo Lucia che ci seguono sempre. Grazie, grazie che seguite, lo sappiamo, siete davvero in tanti, ci date davvero fiducia a questo programma. Presidente del Novi, ecco, sì. Lasciamo loro, parleremo ampiamente dopo del San Nicola di terza categoria. Ecco, abbiamo visto Padula festeggiare, Massimo diceva con i dovuti scongiuri, prepariamo il pullman. Ma a parte questo, quando si arriva in una posizione di vertice, che sia prima o seconda posizione, è comunque una grande soddisfazione. Sì, per noi è una grande soddisfazione già raggiungere una posizione di classifica di quel livello, cioè rimanere da soli in seconda posizione, come ho detto prima, ad affrontare la vincente tra Ciarolo e Futani, già è un grande traguardo per noi, però ovviamente ce la metteremo tutta per vincere questa finale playoff affinché possiamo organizzare qualcosa del genere su un pulmino. Bellissimo, davvero in prima. Bellissimo e complimenti. Lasciamo la seconda categoria, noi andiamo adesso in terza, analizziamo il primo campionato di terza categoria, il girone E, vediamo i risultati, qui è il penultimo turno, terza categoria che non è ancora terminato, ci sarà un'altra partita ancora, vediamo il penultimo turno, questi sono i risultati. Ruttino, Acquavella 3-0, Elea Virtus, Lustra 4-0, Omignano, Baronia Stampella 3-1,
Perdifumo, Prignano 0-1, Gioi, Montecorice 6-0, Stella Cilento, Vatolla 1-2. Ed ecco la classifica alla penultima giornata del campionato. Ruttino, Elea Virtus 48, Gioi 45, Stella Cilento 39, Vatolla 35, Baronia Stampella 33, Omignano 27, Lustra 23, Prignano 18, Perdifumo 15, Montecorice 13, Acquavella 7. Qui vediamo il prossimo turno, l'ultimo di campionato che si giocherà domenica prossima. Acquavella, Elea Virtus, Baronia Stampella, Gioi, Vatolla, Omignano, Montecorice, Perdifumo, Prignano, Ruttino, Lustra, Stella Cilento. Bene, qui c'è questa lotta ancora tra Ruttino Sport ed Elea Virtus che viaggiano a braccetto, testa al campionato, quota 48 punti e si avviano ad un grande spareggio. La classifica e il calendario dice questo, almeno sulla carta, perché tutte e due giocheranno fuori casa l'ultimo turno, però il Ruttino giocherà a Prignano, che è quart'ultimo in classifica, mentre l'Elea Virtus andrà ad Acquavella B, contro l'Acquavella B, che è l'ultima in classifica con 7 punti. Difficilmente entrambe le squadre si faranno sfuggire questa grande occasione di portare a casa la vittoria e dunque di andarsi a giocare lo spareggio. Il Gioi invece è arrivato a 3 punti di distacco, perché il Gioi ha avuto una partita vinta a tavolino, quindi a 45 punti, piccole speranze residue, direi poche per il Gioi di addirittura di trovarsi, dovrebbero, una delle due dovrebbe perdere, anzi tutte e due dovrebbero perdere per poi avere 3 squadre a 48 punti. Beh, mi sembra davvero poco probabile. Comunque Gioi che è terzo a 45 punti, ottimo campionato questo anche dello Stella Cilento, nonostante la sconfitta in casa subita contro la Virtus Vatolla. Stella Cilento però che era già certo del quarto posto e dei playoff. Massimo, Gioi ci è arrivato vicino. Ci è arrivato vicino, è stato sfortunato nell'ultimo periodo, però penso che Ruttino e l'altra squadra, non ricordo il nome, qual è, Elea Virtus, hanno meritato la posizione e quindi se la giocheranno tutto lo spareggio. Due belle squadre queste che fanno davvero, fanno davvero un buon calcio in questo campionato di terza categoria. Anche qui giocatori d'esperienza, Massimo, come nel Gioi, come nello Stella Cilento, e che fanno la differenza. Ma i giocatori di esperienza sono in tutte le categorie. Torniamo al discorso dell'altra settimana: pochi rimborsi e uno preferisce divertirsi con gli amici e al paese proprio. Bene, in bocca al lupo naturalmente a queste squadre. Se ci sarà lo spareggio tra queste due, vinca come sempre il migliore. Sono due squadre che meritano sicuramente entrambe la categoria superiore. Remo, un altro saluto. Dimmi. Stasera a Salvatore, che fa un in bocca al lupo al Novi per i playoff. Salvatore F, non ho capito ora chi è Salvatore F, che significa. Ci uniamo naturalmente, un in bocca al lupo lo facciamo anche alle altre. Noi siamo davvero amici con tutti, con l'Acciaroli, con gli amici di Futani. Vinca sempre il migliore sul campo, vinca sempre lo sport, mi raccomando. Allora, terza categoria invece, girone F, questi sono i risultati dell'ultimo turno disputato. Capitello, Pisciotta 3-1, San Nicola, Caprioli 3-2, Centola, Cassaletto 2-0, Lentiscossa, Cerasso 6-2, Foria, Montestella 3-0, Santa Barbara, Massa 1-3. Vediamo la classifica anche qui alla penultima giornata del campionato. Cassaletto 49, San Nicola 47, Massa 45, Foria 39, Capitello, Santa Barbara 38, Lentiscossa 36, Centola, Cerasso 26, Montestella 16,
Pisciotta 4, Caprioli 3. Ultima giornata anche qui di campionato, quella che si giocherà il prossimo 24 maggio. Caprioli Capitello, Pisciotta Centola, Massa Foria, Montestella Lentiscossa, Cerasso San Nicola, Cassaletto Santa Barbara. E qui abbiamo i nostri amici di San Nicola di Centola, che anche a San Nicola di Centola è stata ricostruita la squadra, è stata rifatta la società. Ricordiamo il San Nicola un po' di anni fa con in organico Massimo Sirignano, che vinse il campionato, poi molti anni senza calcio, senza squadra, ed è ritornata una grande realtà anche in questo caso nel girone F di terza categoria, un girone che si è riaperto. Noi avevamo lasciato il Casaletto Massimo con la vittoria del campionato, invece proprio il San Nicola mette paura adesso al Casaletto, perché ha avuto una partita vinta a tavolino la squadra del San Nicola ed è giunta a 47 punti. Il Casaletto ha perso davvero in modo clamoroso, direi, contro il Centola, non era inaspettata questa sconfitta, e dunque ad una giornata dal termine il Casaletto si vede alle spalle il San Nicola a 2 punti di distacco. Zitto, vuole fare uno sgambetto il San Nicola, però penso che sia tardi perché gioca in casa. Ma il Casaletto gioca in casa domenica prossima contro il Santa Barbara, anche se il Santa Barbara ha obiettivi playoff, quindi a 38 quindi punti ancora, insieme allora a Capitello. Allora c'è qualche speranza ancora per gli amici di San Nicola. Comunque sono contento per loro, anche perché, come hai detto tu, ci sono bei ricordi a San Nicola. Abbiamo fatto un anno indimenticabile, non perdendo mai, quindi sono contento per questi ragazzi e per i dirigenti del San Nicola. E il San Nicola, che ha forse uno dei presidenti più giovani di questa categoria, Mauro Salve. De Cocinis. Quanti anni hai, Mauro? 22. Ecco, 22 anni, già presidente di una squadra di calcio. Questo vuol dire che... Allora Mauro, sì. Com'è nata questa nuova quest'estate squadra? Mentre lavoravamo, abbiamo deciso di fare la squadra, anche grazie al contributo del paese. Quindi eravate già tanti ragazzi vogliosi di riprendere questa nuova avventura a San Nicola. Poi piano piano abbiamo raccolto i soldi, abbiamo fatto l'iscrizione. E quindi vi siete avventurati in questo campionato. Presidente senza soldi. Presidente giocatore anche, no? Sei anche giocatore. Quindi qui hanno fatto tutto loro. Quindi no, tutto presidente, vicepresidente, sono tutti calciatori e giocatori. Quindi è una cosa davvero molto molto bella. Ti aspettavi questo campionato? Noi siamo partiti per vincere, però poi c'è stato qualche partita che è andata male. Quindi un presidente che già ha le idee chiare, quindi è partito è partito per vincere, poi quindi già questo anche l'infortunio di Veneroso, di Andrea, vi ha un po' condizionato sulle partite perse. Una squadra che ha ottenuto 15 vittorie in campionato, 2 pareggi e 4 sconfitte, quindi una buona meta. È andata abbastanza bene, soprattutto in casa. In casa però avete perso una partita contro il Massa. L'unica partita persa in casa. Voi giocate sul campo di Caprioli, dove quest'anno ci sono stati molti derby. Sì, con Caprioli, Pisciotta. Comunque il Massa è una bella squadra, veramente. Il Massa è tra quelle che sono... è a 45 punti. Il Massa lo davamo ormai scontato come secondo. Poi, insomma, loro... hanno fatto lo scherzetto superandoli proprio a quelli di Massa con San Nicola, un buon segretario. Hanno un buon segretario. C'è un buon suggeritore, diciamo così. Ma comunque devo fare i complimenti perché, a parte il presidente, è davvero molto, molto giovane. Sono tutti, la maggior parte, tutti ragazzi, un'età media bassa. Sì, c'è anche qualcuno di esperienza in mezzo a voi. Abbiamo il capitano che è un po'. Dopo ne parliamo. A una certa età.
poi altri due o tre, però siamo tutti ragazzi. Tutti ragazzi. Beh, il capitano che tu dici ha realizzato se non, sì, 17 gol, no, ho sbagliato. Vincenzo Veneroso. Buonasera, buonasera. Ciao, tu esperienze ne hai, insomma, da vendere, diciamo così, con il Centola, prima categoria, altre squadre di facevo prima. Facevo la panchina quando all'epoca in quel San Nicola tu già stavi in panchina, eri quella la sua fortuna. Sto venendo me, capito? Con il Centola l'anno scorso è andata male e quest'anno speriamo che Santa Barbara per miracolo. Speriamo. 17 gol, quindi 17 hai gol, dato un grande contributo. Grazie a tutti loro, ho fatto 17 gol. Grazie a un grande attaccante che abbiamo, che è Giulio. Giulio Esposito, anche Giulio Esposito. Pepoli Francesco, 10 gol, quindi Francesco pure ha dato una E noi vecchi una grande abbiamo mano. Portato I vecchi si sono messi, i giovani... Abbiamo un grande calciatore di pallo che ha giocato con noi, ci ha dato una grande mano, Carmine Ria. Ha pure Carmine Lia nell'organico, quindi vedi, alla fine non per caso si raggiunge il secondo e il primo posto. Andrea invece, che è il fratello di Vincenzo. Tu l'anno scorso giocavi l'anno scorso al Palinuro. Ho vissuto lo spareggio con l'anno scorso hai vinto il campionato con il tuo Palinuro. Guarda, la cosa singolare, l'anno scorso nello spareggio che fu giocato proprio qui a Vallo, Palinuro, tra Palinuro e Centola, erano di fronte loro due. Ecco, questo. Il Cicerano aveva la stessa squadra di quest'anno, però noi Centola e Palinuro. Avete superato... Bellissima questa. Ecco, questo dà diciamo, il giusto merito, ma io dico in queste piccole realtà, poi quando si trovano, ecco, i fratelli che giocano insieme, quando si trovano addirittura contro in due squadre è difficile, è diverso, è qualcosa di davvero di molto molto bello. Ora siete lì a due punti di distacco. L'ultima partita voi la giocate a Cerasco. A Cerasco. Difficile sul campo di Cerasco. Molto, rispetto alle altre, non troppo, però sarà una partita ostica sicuramente. Chiaramente andate speriamo lì. Speriamo nel Santa Barbara, perché comunque va a giocare a Casaletto e si gioca i playoff a due punti da, mi sembra, il Massa. Si va a giocare i playoff là, quindi non ha nulla da perdere, non vedo perché. Quindi il vostro destino è legato al comune di Cerasco. Il Cerasco sì. Contro di voi, il Santa Barbara che gioca, che gioca lì a Casaletto. Ma al di là di come finisce questo campionato, ci siamo divertiti, lo chiedo al presidente questo, al di là secondi, terzi, playoff o non playoff, l'intenzione qual è quella a San Nicola? Di continuare anche l'anno prossimo con noi. In questa categoria o già ancora non si sa, vediamo qualcosa di importante. Durante l'estate decidiamo cosa fare, quello che sì, l'estate porterà consigli. Dicevamo prima grandi giocatori di esperienza, ma l'età media di questa squadra è molto bassa. L'età media ci sono giocatori anche di età. Sì, c'è anche un ragazzo molto giovane di 15 anni che si è aggregato a noi da poco tempo. Quindi dai 15 anni in su. Poi loro hanno un covo importante dove si riuniscono tutti quanti. Io poi li seguo su Facebook, io seguo un po'. Quindi è lì che poi fanno le strategie per la domenica. Per la domenica, sì. Qual è il covo, Remo? Non facciamo pubblicità. Il loro mister. Veneroso, Veneroso Aniel. Un ex tuo compagno. Sì, sì. Che ringraziamo anche per averci aiutato a fare la squadra. La società da chi è composta? Oltre da te? Allora, da me, da Tomei Giuseppe, che è il vicepresidente, Greco Carmine, che è il segretario, Aniello Marco Tullio, il cassiere, questi qua siamo. Che poi sono tutti giocatori. Giocatori. Aniello il portiere. Aniello, sì. Giocatori e componenti della società. Bisogna davvero fare i complimenti a questi ragazzi. Qui c'è la voglia proprio di dare il massimo per il proprio paese. San Nicola di Centola, dicevamo prima, all'epoca in cui ci giocavi tu, raggiunse un obiettivo importante. Poi sappiamo tutti come è andata. Questi ragazzi ce la metteranno tutta, sono sicuro.
per far risalire, per riportare il nome di San Nicola di Centola, che è un piccolissimo centro, dicevamo prima del Cannalonga, che è poco più di 1000 abitanti, ma San Nicola di Centola 250-300, possiamo arrivare nemmeno a 300 persone, quindi già avere un gruppo così di calciatori, giovani calciatori, è davvero, davvero molto molto bello, molto molto importante. Complimenti, in bocca al lupo a tutti quanti voi. Allora, a questo punto chiamiamo i nostri artisti per un altro passaggio musicale, l'ultimo di questa serata e l'ultimo di questa serie, di questa stagione, che come sapete stasera chiudiamo. Hai qualche altro messaggio? Volevo intanto dire che stasera, Massimo, hanno un pubblico delle grandi occasioni comunque, e beh, spalti gremiti, quindi non ci davvero possono deludere. Davvero un grande parterre qui che a seguire con, in modo davvero attento. Nello mio deve dire qualcosa, dai. Messaggi. Saluta qualcuno, Nello, dai. Un saluto a tutto Novivelia e specialmente a chi ha mandato i messaggi. Chi ha mandato i messaggi e alla squadra che ci segue ancora, vai. Si dimentica di Lorenzo, del papà comunque, di Costanzo. Eccoci qua, siamo pronti. Allora, chiamiamo di nuovo qui i 500 Vintage, li accogliamo naturalmente con un grande applauso. Eccoli qua, ci faranno sentire un'altra bella canzone, un'altra bella interpretazione. Ricordiamo ancora una volta i numeri che abbiamo dato prima e questo importante appuntamento, sì, che c'è. Sì, per questo format che stiamo cercando di realizzare. Quindi i numeri sono, come abbiamo detto. Allora, i numeri sono 333-8708-462 oppure il 329-2654-720. Bene, segnatevi questi numeri perché può essere davvero un'occasione importante. Allora, sentiamo. Allora, questo adesso lo vorrei dedicare a tutti i ragazzi che abbiamo alle spalle, giustamente, che purtroppo nel calcio, ma anche nella musica o in altri ambienti non è sempre facile, è sempre forse uno su mille ce la fa. Che ce la fa. E quindi il pezzo che faremo è Uno su mille di Gianni Morano. Bellissimo, un applauso a voi. Sei finito, non ci credere, devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita. Il passato non potrà tornare uguale mai. Forse meglio per no, tu che sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come una marea, ti porta in secco in alto mare, come la luna va. Ho imparato, fatto mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima e ho perso tutto ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è. Amori vivi, ma ci
quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il tuo segreto. Tu sorda, io ero muto. Se sei a terra non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Finché non suona la campana, vai. Uno su mille ce la fa. Come dura la salita, in gioco c'è la vita, vita, vita. Uno su mille ce la fa, e tu dovrai cambiare idea. La vita è come una marea, la vita è come una marea. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita. Grazie. Grazie a tutti. Complimenti ancora ai 500 villaggi. Questa, come sapete, è l'ultima puntata. Io volevo davvero ringraziarvi, perché questo è un programma di sport, di calcio, ma la presenza vostra. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa trasmissione nei momenti musicali. Voi particolarmente davvero avete dato a questo programma davvero quel, lo dico senza retorica, quel tocco in più in un programma sportivo, con della buona musica, delle belle canzoni cantate dal vivo e con delle voci davvero straordinarie. Io vorrei un attimino salutare innanzitutto Guendalina, che ci ha voluti qua, e Simone. Voglio salutare un attimo Zarrillo, se viene giustamente. Chiamiamo, finale, scusami, eccola qua, Salvo, vieni, Salvo. Il nostro chitarrista, vieni, Alfonso Gentile. Eccoci qua, vediamo. Salvo, sì. Zarrillo 2, la vendetta. Zarrillo 2. Alfonso, vuoi dire qualcosa? Zarrillo ci deve, scusa, il portavoce del gruppo. Okay. Musicisti, cantanti, un gruppo. Fate parte tutti dello stesso gruppo? Sì, diciamo che ora ci siamo un po' accorpati tutti e due, anche se eravamo due gruppi, un po' per fare due cose diverse, però in questo caso ci siamo accorpati. Grazie ancora. E vi permettiamo di ritrovarci con la prima trasmissione qui nella prossima stagione. Grazie, un grandissimo applauso. A tutti quanti voi, ai 500 Vintage, a Salvo dei Vedo Chiaro, e noi a questo punto siamo praticamente... Arrivo, perdonami, c'è un piccolo fuori programma che assieme alla redazione e a Guendalina abbiamo deciso di programmare per quest'ultima puntata. Innanzitutto buonasera a tutti e vorrei invitare Sabrina e Michela a entrare. Vabbè, questo è davvero... una sorpresa, grazie. Grazie. Per l'impegno e la decisione che avete profuso e per aver creduto insieme a noi a questo importante progetto televisivo, ti conferisco la carica di socio onorario a nome della redazione. Questo è davvero qualcosa di straordinario. Grazie, grazie, sono davvero onorato. Grazie, grazie. Grazie davvero, è stato pure per me importante. Per lo stesso impegno e profuso per aver creduto insieme a noi a questo importante progetto televisivo, conferisco parimenti la carica di socio onorario a nome della redazione della TV di Guendalina a Massimo Sirignano. Bravo. Grazie Massimo. Allora, ringrazio Simone e tutto lo staff di Guendalina. Che dire? Un piccolo discorso, sono
emozionatissimo prima di tutto, poi vi ringrazio di cuore per aver creduto in me, è stata una bellissima esperienza, mi sono divertito tantissimo e grazie a tutti. Conferiremo inoltre il titolo di socio onorario ad Angelo Torrusio, che ha iniziato con noi questo progetto per aver creduto insieme a noi a questo importante progetto televisivo. Angelo questa sera non è potuto essere con noi perché è impegnato altrove, però riceverà questo premio da parte nostra. Chiedo in questo momento a Massimo che si farà portavoce, spero, del nostro messaggio. E un grande applauso lo devi fare anche ad Angelo da parte di tutti quanti. Simone, io volevo invitare qui Dana Angelesco, la bellissima conduttrice che... Da ultimo, ma non in ultimo, vorremmo premiare Dana con questo bellissimo mazzo di fiori per l'impegno e la dedizione che ha dato in questa trasmissione in tutto questo tempo. Nel frattempo ci ha raggiunto Angelo Torrusio al telefono. Ciao Angelo! Grandissimi, buonasera. Ciao Angelo. Ciao Angelo, ti è stato conferito il premio di socio onorario della TV di Guendalina 2015. La targa è stata consegnata a Massimo, che ne ha due in questo momento. Che non te la darà mai. Che sono sicuro che te la darà. Sì, sì, ti sentiamo benissimo Angelo. Sì, ti sentiamo. Buonasera, io ti ho seguito, il progetto che aveva iniziato con me e con Massimo è proseguito brillantemente con te. Ti ringrazio. E ti faccio i miei complimenti e ti auguro di... Anzi, perché non ti cresciamo ancora di più con noi, visto che siamo soci onorari della trasmissione di Guendalina. Ovviamente, non so se sai che ho anche collaborato con lei ultimamente anche per un'intervista importante. Lo so Angelo, so tutto, quindi so già, quindi io ti ringrazio Angelo, io ho cercato di, come hai visto, di continuare un po' sul lavoro che tu hai messo su, un grande lavoro che hai fatto qui in questo programma. Io sono arrivato nella parte finale, ho cercato di continuare quello che di buono tu hai fatto, lo sai, io sono stato qui. Hai migliorato quello che di buono ho fatto, non hai solo continuato, hai migliorato. Oh, ed è stato contentissimo. Ti ringrazio. Non so se mi sente quel Max Sirignano, non so se mi sente. Sì, è qui vicino a me, ti sente benissimo. Lo passo subito. Sei un grande, un abbraccio Angelo. Grandissimo, tu sai bene che ovviamente avremo modo di rivederci sempre. Sai quanto ti stimo e quanto ti apprezzo e quindi è inutile essere ripetitivi. Un bacio a Guendalina, un bacio a Dana Angelesco che nonostante, e questo lo dico anche fuori dalla trasmissione, nonostante una ragazzina non italiana, si è fatta valere, sta migliorando con voi, con Simone, con Emi, con tutti quanti, con una bellissima televisione che non vedo l'ora l'anno prossimo di continuare a contribuire affinché possa sempre essere più forte la voce, non nel Cilento, ma perché no, ingrandirsi ancora in Campania. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi. Grazie ciao, a te Angelo. Angelo. Ciao. Siete grandissimi. Grazie. Ma voglio ringraziare anche Enza Botti, la ragazza che ha partecipato alla mia trasmissione e poi per motivi di lavoro ha lasciato la mano a Dana. Grazie Enza, buonasera. Da ultimo, ma non in ultimo, un doveroso e dovuto applauso va a Lino Miraldi per averci accompagnato durante queste ci ha dato davvero il suo preziosissimo una grossa mano, esperto, espertissimo davvero. Il suo preziosissimo appaio. Beh, che dire, vuoi salutare? Sempre il solito saluto alla bellissima Angela e mi dispiace per Lino che ha preso solo i complimenti ma senza targhe e senza fiori, mi dispiace. Beh, che dire, è stato diciamo un anno questo importante per tutti noi. Io dicevo prima, sono arrivato praticamente quasi alla fine, vieni. Però come è stato sempre di sbagli perché i fiori ci sono, è stato importante, dicevo, perché eravamo praticamente al debutto tutti quanti noi. Grazie dei fiori, questi fiori io li accetto volentieri e li porterò ad Enza perché naturalmente sono un bellissimo dono per me, però io li voglio girare alla mia miss Enza Botti che
quest'anno ha vinto di Miss Parco del Cilento di Ariel Burni. E poi sono orgoglioso perché anche Dana è stata la mia scoperta, quindi veramente ho regalato due bellissime bellezze a questa televisione. Speriamo che l'anno prossimo possa fare cose belle. Intanto vi do appuntamento a tutte le piazze del Cilento di Ariel Burni per la 12ª edizione di Miss Parco del Cilento di Ariel Burni, finale 31 agosto, tempi di Bestum. Sì, dicevo, questa è una trasmissione che è cresciuta davvero molto, a dismisura. Ha iniziato un anno di vita, quasi un anno di vita, una stagione calcistica e che davvero ci ha dato tanto. Dicevo prima, tutti di noi debuttanti praticamente, tra opinionisti, presentatrici, conduttori, quindi davvero abbiamo avuto tanto, una grande esperienza abbiamo fatto. E io voglio sottolineare che tutte le puntate di martedì sono andate in diretta, ecco, questo valora ancora di più il grande lavoro che è stato fatto da parte nostra, ma da chi sta dietro alle telecamere. Io voglio ringraziare naturalmente voi, Massimo Sirignano, Dana, bellissima, per quello che avete fatto. Voglio ringraziare particolarmente naturalmente a Gwendalina Scelza e a Simone Lavecchia. Sono convinto che con il grande impegno, la grande grinta, la passione che hanno, questa emittente davvero farà davvero tanta strada. E il lavoro prezioso che ha fatto Angelo Torrusio, lo abbiamo sentito poco fa qui in diretta con noi, un grande lavoro di squadra, insomma, che ci ha dato tanto, ci ha fatto raccogliere tanto, e questo è importante perché ci fa davvero ci dà una grande responsabilità di riprendere con più grinta che mai. Naturalmente, un ringraziamento a Gennaro. Ecco, io l'avevo lasciato per ultimo perché chiaramente di là dal vetro che ci osserva dalla camera dei bottoni, dall'altra parte stacca la diretta, quindi l'ultimo che va dall'altra parte del vetro è quello che ci ha guidati con grande maestria, un lavoro eccellente. Grazie a tutti per quello che ci avete dato, per la vostra pazienza anche, perché siete stati davvero per noi importanti a spronarci ad andare avanti. E noi vi lasciamo per questa sera. Possiamo fare un saluto a Dana. È stata una bellissima esperienza e ringrazio Gwendalina Scelza per questa opportunità. Un abbraccio a tutti. Mi ha anticipato Massimo su Gennaro e mi ha anticipato Lina su Dana. Ecco, è l'ultima davvero che Non ci resta che dire all'anno prossimo. Noi vi lasciamo buon'estate a tutti, ma a settembre saremo qui di nuovo a parlare di calcio dilettantistico. Grazie.